Buongiorno a tutti, dottor Jonathan Al-Sayed, eccellenze, signori, signori, signori ambasciatori, signor ambasciatore d'Italia Giorgio Tarace, desidero esprimere il mio sentimento più profondo e quello dei membri della Fondazione Mediterranea, della giuria del premio Mediterraneo, per essere qui in questo momento, in questa giornata. Veramente commosso perché direi che oggi è una giornata storica per vari motivi, perché sono 20 anni del premio Mediterraneo e 20 anni di questo prestigioso centro. Compie domani 25 anni la Fondazione Mediterraneo e sono felice perché il presidente della giuria del premio è stato fino a pochi mesi fa un nostro membro che è morto all'età di 106 anni, Vittorio Di Pace. E come ultimo desiderio, nel mese di aprile dello scorso anno, ha detto voglio visitare Abu Dhabi. Quindi è venuto qui a 106 anni di età e ha detto questo premio merita di essere assegnato a qualcuno di questo paese. È una persona speciale, Vittorio Di Pace, è stato il decano di una scuola militare da Nunzia Terra, che ha contato anche il nostro ambasciatore, il sottoscritto, che è prestigioso in tutto il mondo, e che ha ricevuto questo simbolo della pace insieme al Ministero degli Affari Esteri. Quindi che il presidente di questa giuria, composta da 43 paesi, a 106 anni, avesse avuto questa previsione, è per me un fatto che mi viene di gioia. Un altro momento storico che sottolinea questo incontro, dottor Giamani, che è veramente importante. Proprio in questo momento, a Roma, con 1 milione di persone presenti e 3 miliardi in tutto il mondo, diventano santi 2 papi, Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. Entrambi sono stati fautori del dialogo con il mondo arabo-musulmano, entrambi hanno identificato nell'unione delle antiche grandi culture del mondo islamico e di quella occidentale legata al cristianesimo la possibilità per un grande metticciato di civiltà, per una grande unione di civiltà. E in questo contesto la Fondazione Mediterranea si è molto impegnata in questi 25 anni e oggi eravamo in Italia a Piazza San Pietro, quindi qualcuno ha detto ma che vai a fare a Budapest se c'è questo momento storico? E io ho ricordato loro quello che ci disse Naguib Mahfouz, il premio Nobel, quando ha ricevuto il premio che adesso consegneremo a lei, e ci disse voi siete dei costruttori di pace perché preparate dei grandi eventi, ma poi continuate in questo lavoro insostituibile di costruire ponti, di costruire la pace, per essere in grado di trasformare l'amore per il potere che sta infettando ogni angolo della vita sociale, politica e religiosa, nell'indispensabile potere dell'amore, che significa agire per la solidarietà, per la pace, per il dialogo e per il progresso comunista. E quindi io oggi sono particolarmente felice, particolarmente commosso per essere qui ad onorare un potente dell'amore come il dottor Jamal Khanad Al-Sayed, una personalità che fa onore agli Emirati Arabi, ma soprattutto che fa onore al mondo intellettuale globale. Il dottor Jamal Al-Sayed è un grande pensatore, ho avuto modo di leggere qualcuna delle sue opere, le sue ultime riflessioni sui nuovi social media, sul nuovo modo di comunicare, sul nuovo modo di trasmettere il pensiero. Io direi che
dottor Giamardo era un sapiente erudito del XXI secolo, perché ha saputo comprendere le sfide che abbiamo davanti e soprattutto ha intuito quello che personalmente con la Fondazione Mediterranea promuoviamo da tanti anni, e cioè che il problema non è quello che si trova sui tavoli degli organismi internazionali, che sempre, tutti i giorni, pongono il mondo arabo-islamico contro l'Occidente come due membri oppositori. No, il problema oggi è trovare una coalizione di valori, di interessi condivisi proprio tra queste due grandi realtà, il mondo arabo-musulmano e l'Occidente, che devono saper governare una globalizzazione anarchica che potrebbe uccidere noi tutti se non siamo in grado di gestirla, soprattutto attraverso i mezzi dei nuovi social network e dei nuovi sistemi di comunicazione. Il dottor Giamal fa onore a questo paese, fa onore ai paesi del Golfo, fa onore al mondo arabo e fa onore a quello che personalmente e con la Fondazione abbiamo sin dal 1994 definito il Grande Mediterraneo. Quando l'Unione Europea, 20 anni fa, disegnò l'architettura del partenariato euro-mediterraneo, comprese i paesi dell'Unione Europea e quelli della riva sud del Mediterraneo. Ma la geografia e la storia non si possono disegnare a Torino. In quel momento, alla conferenza di Barcellona, sono intervenuto dicendo: guardate, è un errore storico, perché bisogna allargare questa dimensione soprattutto ai paesi del Golfo, perché questa dimensione nel corso della storia ha prodotto, è vero, dei conflitti, è vero, delle incomprensioni, ma soprattutto è un grande sistema di incontri, di scambi, di saperi, di comunicazione, eccetera, che sono più forti ancora oggi di tutte le guerre e di tutti. E all'interno di questo grande Mediterraneo, all'interno dei paesi del Golfo, gli Emirati Arabi sono stati e sono per noi un punto di riferimento. Sono venuto qui la prima volta nel 1980, ero giovane di età e di spirito, e sono rimasto commosso per la generosità del vostro popolo, per il vostro essere capaci di comprendere l'altro e di dare all'altro tutto quello che si è in possesso di avere e di essere capaci di dare. Sono rimasto colpito dalla vostra larghezza di vita. E ritornando oggi, ritornando ieri, fissato in alto la bandiera della cultura, del sapere e del dialogo tra i popoli, partendo da questo piccolo stato che, come dicevano gli antichi tipi che provenivano da questa terra, noi siamo piccoli perché siamo grandi e siamo grandi perché siamo piccoli. Quindi in un sistema globale proprio piccole e grandi entità come gli Emirati Arabi possono essere l'esempio in un ordine mondiale che di giorno in giorno vacilla, soprattutto per la presenza di personalità di secondo ordine. Ci troviamo, e l'ho detto alle Nazioni Unite qualche mese fa, in un momento buio della storia. Non vi sono più uomini di Stato con detenzioni, ci sono degli uomini politici che sono assolutamente di secondo ordine. Ho avuto la possibilità di intervenire in una commissione alle Nazioni Unite e ho detto: mi dovete dire dove ci troviamo. Non è possibile paragonare con tutto il rispetto personalità attuali con grandi uomini di Stato come De Gaulle, come Mitterrand, come lo stesso Gorbaciov, eccetera. Siamo in un momento in cui i politici pensano di più alle proprie opportunità, pensano di più a come galleggiare in un sistema che vacilla, anziché avere la visione del bene comune, che oggi dovrebbe essere alla base di tutti noi. E su questo tema il dottor Giamal è un pioniere, perché è stato in grado, attraverso le opere che ha diretto, redatto, pubblicato, più di 1000, di raccontarci l'importanza dei rapporti strategici degli Stati al servizio dell'umanità. È un'opera che non può essere assolutamente dimenticata e che noi, come Fondazione Mediterraneo, con la nostra rete di 500 organismi in 46 paesi, assumiamo l'impegno di promuovere, di diffondere
diffondere, perché è un pensiero che proprio oggi, proprio in questo momento, è generato non solo dall'intelletto, ma dalla sofferenza. E proprio il Papa che viene santificato oggi, il Papa Giovanni Paolo II, scrisse negli ultimi giorni della sua vita un pensiero. Ha detto: bene, ci sono le scritture, c'è il Vangelo, c'è il Corano, c'è la Torah, ci sono le sacre scritture che ci obbligano e ci suggeriscono i comportamenti. Ma c'è una scrittura che è la più importante di tutte, è la scrittura della sofferenza. Chi ha sofferto e chi soffre ha un'apertura verso la vita che gli consente di capire l'altro e di capire l'umanità di te. Noi siamo onorati di portare a lui questo riconoscimento. A lui che ha ricevuto riconoscimento e gratificazione dal suo paese, da stato, città. A lui che porta i germi della missione del principe ereditario, lo sceicco Mohammed Ben Zayed, e del presidente Sheikh Khalifa. Il dottor Jamal in questo contesto ha continuato la politica di apertura e della creazione di un mondo pacifico, che proprio il principe ereditario di questo emirato, Sheikh Mohammed Ben Zayed, e dell'emiro Sheikh Khalifa, e che direi sono tutti portatori dell'eredità dello Sheikh Zayed, il fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo stratega e direi un grande visionario in questo contesto. Oggi, dottor Jamal, lei riceve un simbolo importante, è il totem della pace, il simbolo della pace, che la Fondazione Mediterraneo sta realizzando in tutti i paesi del mondo, in varie dimensioni, da 20 metri di altezza a 100 metri di altezza, città come il Cairo, come Rabat, come Gerusalemme, come New York, le Nazioni Unite, stanno realizzando questo simbolo. È un simbolo che è stato realizzato da uno dei più grandi scultori al mondo, Mario Molinari, che nel 1995 ha realizzato l'opera originale. Questo percorso è partito dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana il 10 ottobre del 2010, in presenza di tutti gli ambasciatori del mondo, dove al Ministero degli Esteri c'è la prima opera realizzata dal modello originale. La famiglia Molinari, il figlio del più presente in sala, finora hanno custodito con grande gelosia l'opera originale. Poi, ascoltando le parole di Vittorio Di Pace, quando alla Nunziatella, alla scuola militare di Nunziatella, abbiamo donato un'opera, leggendo la sua biografia, vedendo le motivazioni della figlia, hanno deciso di donare a lei, dottor Jamal, un pezzo del loro cuore, un pezzo della loro vita, un pezzo della vita di questo grande artista, l'originale dell'opera del Sole della Pace, che leggerà tra qualche minuto. È un onore che noi dedichiamo a lei, dottor Jamal, e al suo paese. Sono gli uomini di questo paese, le donne di questo paese, i giovani che hanno fatto di questo paese, degli Emirati Arabi, quello che è oggi. Ma lo dico con tutta umiltà, ma con tutta franchezza, non avendo consuetudine di vita in questo paese, quindi chiedo scusa per questa direi quasi insolenza, ma è necessario che i giovani di questo paese, che vivono in una dimensione di benessere dovuta all'intelligenza dei padri e alla ricchezza della terra, siano in grado di capire e di elaborare questa ricchezza in termini di benessere del popolo e di costruzione di un futuro basato non solo sulla valorizzazione economica, ma soprattutto sulla valorizzazione culturale e sociale. È una sfida importante e persone come lei e come i vecchi saggi presenti in sala hanno una grande responsabilità, perché il rischio è che i giovani possano distruggere non il capitale economico, ma la storia culturale, la storia sociale, quella grande generosità che nel 1980, la prima volta che sono
quello il più grande patrimonio da preservare è la Fondazione Mediterranea al vostro fianco con la sua rete e con la sua storia. Vorrei concludere salutando il nostro amico Abdelhak Azizi. Da tantissimi anni lavoriamo insieme nel Mediterraneo. Fez e Napoli sono state due città che hanno prodotto non solo un patrimonio intellettuale, ma soprattutto un patrimonio scritto di fatti importanti per il dialogo euro-mediterraneo. Proprio in un momento buio della storia, proprio in un momento in cui l'Europa vacilla, tra qualche giorno ci saranno le elezioni europee, è forte il sentimento anti-europeista che germina nei paesi moderni, che la politica non è riuscita a tradurre in termini concreti quell'impegno. E oggi dobbiamo essere tutti capaci di costruire un mondo migliore. Ma, e concludo con questo, vorrei dire ancora una volta quello che Nadine Mahfouz ci disse durante un discorso memorabile il giorno che ha ricevuto il premio che diamo a lei. Non è la civiltà che fa l'uomo, ma è l'uomo che fa la civiltà. E io sono felice che oggi diamo il premio a lei, dottor Giavanna, che è un uomo che ha contribuito e sono sicuro che contribuirà a costruire una grande civiltà nata su una coalizione di valori e di interessi condivisi tra il mondo arabo-islamico e l'Occidente, in una dimensione globale che deve essere fondata su nuovi concetti di solidarietà, di bene comune e soprattutto di rispetto. Io vi ringrazio tutti e sono felice e onorato di essere qui. Prego